Salve raga, allora stiamo guardando questi ultimi minuti di è finita, cioè è finito il tempo regolamentare, adesso l'arbitro dà 6 minuti di recupero. C'è una squadra veramente, il Torino, una squadra inguardabile. Questi non segnano manco se giocano per 150 anni, non segneranno mai, perché questa è la quarta partita consecutiva dove non riescono a buttare dentro un pallone. Significa 9, 18, 27, 36, 360 minuti, più recuperi e cazzi e mazzi che non segnano. Cioè veramente sono veramente, mamma mia che schifo, una squadra veramente che fa vomitare. E poi il primo tempo pure l'Inter non ha manco tanto spinto, diciamo, hanno giocato un po' così. Ma io penso che, cioè, guarda che roba, vedi come stanno questi, cioè, guarda. Cioè, queste, allora, io penso che se spingevano un attimo, se gli andava un attimo da spingere, diciamo che è vero che i pagliacci mo c'hanno la Champions, magari si sono pure un po' trattenuti, però gli potevano fare 7-8 gol a questi, perché veramente sono una squadra per... cioè, mamma mia che squadra di merda, che cazzo fanno? Ci stanno giocatori nel Torino che veramente so, ma come fanno a giocare certi giocatori in Serie A? Ma come cazzo si fa a far giocare giocatori del genere? Ma come si fa? Cioè, la terza categoria per questi giocatori sarebbe un lusso, un lusso. Juric, ma dove cazzo è finito tutto il tuo grande calcio? Che mamma mia, non sapranno vedere come giocano questi. Questi, ho detto, giocano per altri 6 mesi, questi insegnano mai, manco se si ammazzano. Quello, manco che mani, se giocano che mani, manco gliela fanno a buttarla dentro. Mamma mia, che scefalitici, mamma mia, davvero. Comunque, ragazzi, ho visto il Napoli oggi, mi sono visto. Napoli ha vinto fuori casa a Verona 3-1, è stata una bella partita, a differenza di questa. Ha fatto qualche cosa il Torino, ha avuto un par di occasioni più o meno nitide da poter segnare, poi niente, ma il gioco veramente fa schifo al cazzo, il Torino fa schifo al cazzo. Ma dove cazzo è finito quel Torino di una volta? Che c'aveva la grinta, non mollavano mai, c'aveva proprio, cioè, nel sangue, nel DNA del Torino era una squadra che non mollava mai. Cioè proprio la grinta, aveva proprio la grinta, la squadra del Torino era proprio caratterizzata dalla grinta dei giocatori proprio. Invece niente, veramente rigore, calcio di rigore per l'Inter. Ho detto, questa è una banda di encefalitici. Che cazzo devi fare con questi? Mannaggia la miseria. Comunque Sandi, ho visto pure il Napoli. Cioè oggi il Napoli ha fatto una buona partita. C'era De Laurentiis su in tribuna perché si sta scioccando Garcias, il violinista, se lo sta scioccando il violinista. Vediamo un po' se ha toccato. Sì, il tocco c'è stato, sì. Sul piede destro, il tocco c'è stato. E in poche parole, che succede? Succede che sta sotto filo, sta Garcias. E niente, la cosa che ho visto che anche il Verona già se l'è più giocata a confronto del Torino, che veramente il Torino, come ho detto, fa piagne, una squadra che fa piagne, diciamo meriterebbe la Serie B, una squadra del genere merita la Serie B, perché veramente non c'ha né capo né coda. Come ho detto, Juric sembrava che quando stava col Verona faceva belle cose, ha fatto un bel gioco pure. Cioè, vedendolo così come gioca ultimamente fa proprio schifo, non è riconoscibile, la squadra è riconoscibile. E comunque il Napoli sembra che si sta rimettendo in carreggiata, sembra, quello che magari molti tifosi sperano. Comunque, come ho detto, c'ha il, come si dice, il De Laurentiis gli ha dato un'altra chance, perché sennò, come si dice, nell'ombra c'è sta l'ombra dei Conte che potrebbe succedere. Adesso niente, Lautaro si sta sistemando il pallone, sta preparando per battere questo rigore. Vediamo se no Lautaro, pensavo che era Lautaro, invece no, c'era Noglu. Allora, calcio di rigore, ecco il calcio, faccio del calcio di rigore in diretta, Allora, pronti? 1, 2, 3, pronto a fischiare? 1, 2, 3, eccolo qua, in diretta. No, ha segnato Çalhanoğlu. 3-0 per i pagliacci. E i pagliacci, ma diciamo, io non voglio essere molto, come si dice, cattivo sul Torino, ma questo 3-0 gli sta stretto all'Inter. 3-0 gli sta pure stretto.
Cioè, la squadra che non segna. L'ultimo gol che ha fatto il Torino è stato contro la Roma all'85esimo del Zapata. Cioè, immaginate, 5 domeniche fa, 5 domeniche, 5, capito? Cioè, veramente una cosa. Io, se fossi in Cairo, scenderei giù nei spogliatoie e prenderei la frusta, li frustrerei a tutti quanti. Perché veramente se meritano le frustate questi. La squadra è merda, veramente. Oh, cioè, tante volte me la metto da Juve mia, ma vedere Torino veramente è una cosa. Guarda Marotta, occhio di lince come esulta. Occhio di lince. Questo è il quanto, raga. Purtroppo, cioè, quando una squadra gioca così male, non riesce mai a segnare, meriti a B. Ma proprio, ma non perché lo dico perché è vero. Cioè, vai in B e non c'è rompe il cazzo. Cioè, non merita stare in Serie A perché giochi da schifo. Giocatori che veramente, come ho detto, in terza categoria si offende la terza categoria avendo questi giocatori. Pensa, giocano in Serie A. Comunque, l'Inter, la partita sta finendo. Mancano 10 secondi, ma comunque un torinista si è fatto male. Comunque, l'Inter vince 3-0. Domani tocca a noi e vediamo quello che facciamo contro il Milan. Ma io non, secondo me non la vedo molto buona questa partita contro il Milan. Secondo me il Milan vincerà almeno un 2-1. Io ho calcolato il Milan batte Juve 2-1. Un gol forse no possiamo fare, forse a culo come al solito. Però io penso che 2-1 per il Milan, 2-1, questo è il risultato che io prevedo, 2-1 per Milan. E finiti i sogni di gloria, andremo a 7 punti e stiamo bene così. Certo, nel cuor mio, diciamo, io spero che la Juve vince, ma purtroppo vedo la Juve come gioca del merda, giochiamo più o meno come il Torino, solamente noi abbiamo un po' più di culo del Torino, che riusciamo a segnare un po' a culo, cosa che al Torino mi manca il culo, e niente, comunque il Torino batte questa punizione, secondo me poi l'arbitro fischierà, e questo è il quanto, ragazzi. Allora, Napoli rientra alla grande, sta rientrando alla grande, l'Inter si sa che Inter, Napoli e Milan sono le squadre che dovrebbero giocare lo scudetto. E fra un po' gioca la Lazio, vediamo la Lazio, che la Lazio gioca contro il Sassuolo, che il Sassuolo in casa bisogna stare attenti. Io spero che la Lazio porti a casa il risultato, ma sarà molto difficile perché il Sassuolo in casa è una brutta bestia. Ok, ciao ragazzi, vediamo alla prossima, fischiate, finita la partita, alza la vista.